Buongiorno, diamo il benvenuto a Orizzonte Italiano, una realtà molto dinamica, molto attiva, come vedete anche dalla forte, dalla cospicua presenza, partecipazione qui stamattina in questa in questo momento di incontro. Io ho avuto modo di incontrare già precedentemente il segretario nazionale calabrese, il segretario provinciale Gabriella Arcuri, e abbiamo trovato dei punti di intesa, delle forti convergenze per quanto riguarda il programma politico-amministrativo. Orizzonte Italiano sarà al nostro fianco e nella lista Taranto senza Ilva avrà tre candidati da indipendenti, ovviamente, appunto al Consiglio Comunale. Ritengo che Taranto abbia tantissime priorità. Taranto vive il dramma, l'olocausto ambientale, ma non basta solo parlare di Ilva chiusa, sarebbe riduttivo. Bisogna trovare un'alternativa e la stiamo proponendo attraverso appunto la valorizzazione delle risorse naturali, la cultura e quant'altro. Il nostro programma, quindi abbiamo questi punti fondamentali, ma ce ne sono tanti altri anche apportati da Orizzonte Italiano, per cui nella stesura definitiva noi ovviamente faremo sintesi appunto di queste istanze, di questi aspetti fondamentali ai fini dello sviluppo del territorio. Saluto con piacere Orizzonte Italiano proprio perché presenta ha una sua presenza composita, diciamo, nel senso che vi sono persone più giovani, persone meno giovani, diversamente giovani, professionalità, rispecchiano quello che è lo spaccato della società civile. E noi vogliamo amministrare la città dal 12 giugno basandoci appunto su quelle che sono le istanze, le esigenze, i bisogni della città, una partecipazione popolare, una democrazia costituita dal basso. Cedo la parola al segretario nazionale Sandro Calabrese. Grazie, grazie Luigi. Io vi ringrazio di questa opportunità che ci state dando. Noi abbiamo delle affinità con Luigi Abbate e con il suo movimento. Non amiamo le cose facili. Noi amiamo invece condurre le battaglie di principio che sono difficili. Spesso ascoltiamo gente che vuole a parole fare le battaglie di principio, però poi li perdiamo per strada. Noi invece non ci perdiamo per strade, né ci perdiamo d'animo. Noi riteniamo che la battaglia della chiusura dell'Ilva sia una battaglia non difficile, ma ciclopica. Però va fatta. Va fatta non perché abbiamo qualcosa contro Ilva. Noi dobbiamo porre alla base del nostro programma non essere contro, ma noi siamo a favore. E a favore di che cosa? Chi vuole sostenere l'Ilva deve innanzitutto chiarire qual è la risposta che dobbiamo dare alle famiglie, la risposta che dobbiamo dare ai bambini, la risposta che dobbiamo dare agli ammalati, la risposta che dobbiamo dare alle persone che quotidianamente vengono immolati dai tumori di tutti i generi. E non è vero che non c'è un nesso logico. Questo paese Italia è un paese strano. Quando si vuole affossare un problema si nomina una commissione, ma se lo si vuole affossare ancora di più si nomina una commissione parlamentare che l'affossa totalmente il problema. Voi sapete che sono stati condotti degli studi su basi scientifiche per acclarare che nella nostra provincia, questa meravigliosa città che era nota come la città dei due mari,
Adesso è stata, come dicono i bambini, con un'espressione non molto felice, anche se non ho scoperto recentemente che non è manco scorretta, è stata scancellata da Città dei Due Mari per essere la città più inquinata d'Italia, la città dell'Ilva. Siamo noti per la città dell'Ilva, non più come la Città dei Due Mari. Questa è una città che si sta pensando giustamente a realizzare un nuovo ospedale, ma gli ospedali servono per curare. Noi invece abbiamo bisogno di evitare di andare a finire in ospedale, fermo restando che gli ospedali ci vogliono. E per non andare a finire in ospedale c'è bisogno di creare una realtà che sia sana, il più possibile sana, e tanto non è. Così va detto, però, qualche accenno. Noi dobbiamo fare una campagna elettorale all'interno della nostra città, ma dobbiamo anche coinvolgere all'esterno e in provincia. Il problema dell'Ilva non è solo un problema di Taranto città, perché lo studio epidemiologico ha posto il compasso e ha fatto un'apertura, un raggio di 30 chilometri, e quindi con 30 chilometri arriva alla terza ginosa nel versante occidentale, supera Martina e anche nel versante orientale arriva da Vetrana Manduria, quindi è coinvolta tutta la provincia, secondo me va anche oltre. Noi dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, abbiamo un dovere, quello di salvaguardare la loro salute. E all'interno di questo contesto noi abbiamo anche la vivibilità della città, che è legato allo stesso discorso. Veniamo inquinati dall'Ilva, ma veniamo inquinati anche dalle automobili in città. Uno dei problemi: non ci sono parcheggi, alcuni non possono ancora arrivare perché non ci sono parcheggi. Dobbiamo creare dei parcheggi sotterranei, sfruttare nel nostro programma, lo dobbiamo inserire, Piazza Ibalia, tutte le aree possibili, Villa Peripati, ma dove sarà possibile dobbiamo cercare di togliere le automobili dalla strada. E maggiori parcheggi significa evitare che girano in continuazione macchine, quindi fumi di scarico eccetera, che contribuiscono a loro volta a inquinare ancora di più la città. Voglio concludere questo aspetto. Io per anni, per altri incarichi, facevo parte di una commissione che approvava i piani industriali di Ilva con la famiglia Riva. Io ho scoperto una cosa gravissima. In quella mia esperienza partecipavano tutte le forze, se si approvavano i piani di Ilva partecipavano tutte le forze, e scoprì una cosa assurda: il monitoraggio dell'ambiente che doveva fare l'ARPA, ed era presente il professor Assennato, in un incontro alla provincia scoprì che sì, lo faceva sulla carta l'ARPA con Assennato, ma non era vero, perché siccome la Regione Puglia con ARPA non avevano la disponibilità economica né i mezzi per fare il rilevamento, addirittura il rilevamento lo faceva Ilva, lo faceva la famiglia Ilva in proprio, e quei dati li acquisiva ARPA. È come a dire che a paese mio si dice che un ciuccio lo porta la paglia e un ciuccio se la mangia. Allora, e uscivano risultati che siccome... che se la cantavano e se la suonavano da solo. Allora, e c'è stata una truffa per anni. E noi dobbiamo cercare di sconfiggere quella truffa e dobbiamo cercare di rendere questa città di nuovo vivibile e farla ritornare alla città dei due mari, del turismo, della cultura, che ce n'è tanto.
Che cosa voglio dirvi di più? Noi stiamo conducendo anche noi una battaglia ciclopica. Stiamo raccogliendo le firme perché dobbiamo abbattere le accise sui carburanti. È un'azione ciclopica. Se qualcuno non vuole firmare, perché evidentemente è felice di pagare un litro di gasolio o di benzina 2,20 euro, 2,30 euro. Non vi fate ingannare che adesso sta a 1,70 euro, 1,80 euro. Dura 30 giorni. Noi vogliamo invece che deve essere cancellata quella vergogna. Stiamo pagando la guerra dell'Abissinia, stiamo pagando il canale di Suez, le alluvioni, e state tranquilli che se perdiamo questa battaglia pagheremo anche la guerra dell'Ucraina e della Russia, e pagheremo anche il Covid, pagheremo. Vi prego, raccogliamo queste firme, perché dobbiamo sconfiggere questa mania di voler cercare i soldi e mettendo le mani comunque sempre nelle tasche dei poveri fessi degli italiani. Concludo dicendo, Luigi, ti sosterremo, perché ricordatevi che se non vince il candidato sindaco non vinciamo. Noi dobbiamo condurre una battaglia con lealtà, mai contro ma a favore di Luigi Abbate, che ci deve guidare, deve guidare. Noi sosterremo ovviamente Luigi Abbate, ma sosterremo i nostri tre candidati, e lo faremo con il coltello tra i denti. Lo dobbiamo fare col coltello, lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo non a Luigi, lo dobbiamo a Taranto e a Tarantini. E dobbiamo, vi esorto, in provincia ci sono tantissime persone che hanno amici, parenti in città, e dobbiamo fare leva anche su loro, perché insieme possiamo vincere. Io vi ringrazio e in bocca al lupo. Scusami se mi sono dilungato. No, per carità. Cedo la parola a Gabriele Arcuri, che è il segretario provinciale di Orizzonte Italiano e che sarà candidata al Consiglio Comunale di Taranto. Grazie. Allora, io vi ringrazio innanzitutto di essere qui e ringrazio Luigi Abbate, perché sono contenta ed onorata di far parte della sua lista, come indipendente di Orizzonte Italiano. Sono il segretario cittadino di Orizzonte Italiano e subito, quando ci siamo incontrati con Luigi, abbiamo avuto una complicità di intenti, un colpo di fulmine. E io dico che questo è il momento buono che Luigi Abbate vinca, perché è l'uomo, è l'alternativa a tutto ciò che è uscito e che vuole rientrare, è uscito dalla porta e vuole rientrare dalla finestra, e sono sempre le stesse facce, e secondo me faranno sempre la stessa cosa, per cui ora è il momento di cambiare. Allora, per quanto mi riguarda, io sono emozionata. È inutile da dire. Io ringrazio anche il mio segretario nazionale, che mi ha dato il simbolo, e quindi io posso concorrere in questa giornata, in questa campagna elettorale. Allora, io ho preparato un po' di cose da dire, e le devo leggere, perché altrimenti me le scordo. Quindi io nella mia vita ho perseguito diversi sogni. Io sono un'insegnante di scuola primaria, sono arrivata al mio 41esimo anno di servizio, per cui ha detto il ministero: te ne puoi andare, grazie Gesù che me ne posso andare, perché non ce la faccio più. Dunque, i miei sogni, il primo sogno da quando ero piccolina è stato sempre quello dello studiare bene per saper fare, per fare la buona insegnante. Perché? Per trasmettere agli alunni l'amore, l'interesse, il metodo verso lo studio, e poi applicare
le proprie conoscenze, questi alunni, nella vita quotidiana, per essere parte appunto di questa società, perché non dimentichiamoci, l'insegnante di scuola primaria è l'insegnante, posso dire, più importante, e non è una presunzione, ma è l'insegnante di scuola primaria che mette, è l'insegnante di scuola primaria che mette le basi e dà il via a quella che è la vita futura del bambino prima, del ragazzino dopo e poi del giovanetto, del giovane che è la parte in pratica forma la società. Io qui ho una mia alunna. Questa mia alunna mi ha seguito dal primo momento e devo farle i complimenti perché è arrivata, nonostante la giovane età, alla terza laurea. Alzati, Valentina. Allora, Valentina ha conseguito proprio, Valentina quando? Ieri, avantieri, la terza laurea. Quindi, che corso di laurea hai seguito? Quindi è una risorsa, sarà una risorsa anche per Taranto. Quindi ormai sono arrivata alla pensione e posso dire che in gran parte ho raggiunto il mio scopo e soprattutto sono orgogliosa di una cosa e Taranto, le scuole dove sono stata me lo deve me lo dicono volentieri. Sono stata per i miei studenti la persona capace, al di fuori della propria famiglia, di ascoltarli, di capirli, di capire i loro problemi e le loro angosce. Ho dato delle soluzioni, ho dato l'appoggio, il saper, e loro hanno sempre saputo di poter contare su di me. Dimmi se è il contrario, di contare su di me. Ora però ho un altro sogno. E Luigi Abbate, il mio segretario, mi ha dato la possibilità, e Luigi Abbate ancora di più, di concretarlo, e speriamo nell'appoggio di tutti voi in questo percorso. Mi dovete seguire perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, ma soprattutto, ecco, come diceva il dottor Calabrese, se deve essere eletto il sindaco, e con il sindaco potremo andare lontano. Questo sogno è fare qualcosa appunto per Taranto, per cambiare le cattive condizioni in cui Taranto vive ormai da molti anni. Taranto ha bisogno di risalire dal baratro in cui l'hanno fatta cadere. Siamo infatti negli ultimi posti nelle varie classifiche rispetto alle altre città italiane per l'invivibilità. Innanzitutto dell'area in primis, l'elevato numero di persone colpite dal tumore. Io vi posso dire una cosa, è un'esperienza che ho fatto sulla mia pelle, per mia madre è morta di un tumore al colon. Passare un'ora al Moscati, oppure anche minuti al Moscati. Io ho perso mio padre. Lo so, perciò l'ho nominato. Allora, io passare del tempo al Moscati o ancora di più al San Bartolomeo, che è l'ultima spiaggia per i malati di tumore, è una cosa che ti traumatizza, perché tu vedi la fine della persona, cioè quando entri al San Bartolomeo percepisci proprio la fine della persona, della vita umana. E quindi noi sappiamo che c'è una mala sanità a livello nazionale, ma a Taranto la mala sanità ormai tocca il fondo. E ha toccato il fondo. Inoltre Taranto, e sono d'accordissimo col dottor Abbate, è una città in cui c'è una risorsa importante, bellissima, il mare. Il mare è che occorre veramente alimentare nelle persone la voglia di tutelare questo aspetto. Tutelarlo
In che senso? Occorre che dar voce, e il nostro sindaco, il nostro futuro sindaco lo sta facendo, perché lui da 21 anni che lavora per la città, lavora per i tarantini, e il nostro, vanno appunto sentiti tutti i pescatori, tutti i miticoltori, tutta la gente che abita nella città vecchia. Guardate, quando io ho portato per 15 anni i miei alunni in giro per la città vecchia, è tutta una realtà da scoprire. Ci sono delle zone bellissime, per cui Taranto va rivalutata da questo punto di vista. È il turismo che deve crescere a Taranto. Hanno fatto arrivare le navi da crociera? Bene, sono arrivate le navi da crociera. L'abbiamo viste parcheggiate, però i croceristi dove sono stati portati? Sono stati portati a Martina, sono stati portati a Matera, e Taranto che cosa ha fatto? Taranto non ha avuto l'incremento che doveva avere, e tutte le attività commerciali di Taranto hanno avuto un declino, per cui abbiamo assistito in questi anni alla chiusura di negozi storici della città. E c'è stato appunto il declino del commercio. Poi un altro aspetto, il nostro Luigi Abate lo conosce benissimo, il turismo non viene incrementato in niente. Io dico certe volte, non siamo bravi neanche a copiare dalle altre città, e mi riferisco a una cosa, è tradizione della nostra famiglia, della famiglia Arcuri, che l'8 di dicembre mio fratello ci mette tutti in macchina e andiamo a vedere le luminarie di Salerno. Allora, a me viene una rabbia incredibile, perché Salerno ha una villetta che è quanto un fazzoletto. Noi abbiamo una villa Peripato che è la fine del mondo, che noi non valutiamo. La villa Peripato giace in uno stato di abbandono terribile, anzi invito Luigi ad andare a fare anche... io non c'ero. Ecco. Lucci ha dichiarato che tra le cose fatte è una delle meraviglie, è stata... L'ex sindaco Melucci ha dichiarato nell'elenco delle 100 cose fatte la riqualificazione della Villa Peripato. Peccato che questa riqualificazione l'abbia vista solo lui nella sua immaginazione. Allora, la Villa Peripato che si potrebbe addobbare, si potrebbe rivalutare, ha degli angoli favolosi, ha anche degli angoli storici in cui si racconta appunto la storia di Taranto, e possa andare avanti così. C'è l'arsenale che dovrebbe essere messo, secondo me, più a disposizione della città. È vero che la Marina Militare comunque l'ha preservato da tanti attacchi, però ecco, andrebbe messo più a disposizione della città. Abbiamo un museo. Taranto potrebbe essere, come dice Luigi Abate, potrebbe essere la città la capitale del mare, la capitale della cultura. Abbiamo un museo, il Martà, dove sono conservati gli ori della Magna Grecia, e in pratica Taranto la colonia che racconta la Magna Grecia. Quindi a livello nazionale, appunto, perfetto Cosimo, perfetto. A livello nazionale, per cui noi ci perdiamo tutte queste cose, nessuno riesce a far nulla perché queste cose cambino, cioè cambi la situazione e questa città possa avere dei miglioramenti. E che dire altro? E per non parlare poi della costa, del nostro litorale ionico. Il litorale, nostra litoranea è qualcosa di spettacolare. C'è questa costa bassa e sabbiosa dove la sabbia veramente è una cosa fenomenale, ma le attrezzature dove stanno? Allora basta spostarsi in Calabria e sono attrezzati. Con 20 euro ti fai una giornata in un centro ben attrezzato. Invece qui le attrezzature non ne abbiamo, eppure non
non abbiamo niente da invidiare neanche alle Maldive, perché se prendiamo delle spiagge come Gandoli, come Campomarino, come, e sono delle spiagge favolose, e quindi noi ci perdiamo tutte queste meraviglie che abbiamo, ce le perdiamo e insomma non ce le godiamo. E allora, che dire, dopo tutto questo io veramente spero che i cittadini di Taranto capiscano che bisogna cambiare, non bisogna mettere ormai gli stessi volti, le stesse facce, perché adesso le vedi in giro. Io non gradisco molto la politica fatta, scusami Luigi, nei mercati rionali, perché insomma non ci sono, ora si ricordano, ecco, loro ora si ricordano di andare nei mercati rionali. Io pure, c'è cioè, delle volte sono fiero e felice di andarci. Ecco, l'ex sindaco, che ora si atteggia ancora a sindaco e va a vedere i cantieri. Io per 4 anni e mezzo non li ho visti in giro. Io sinceramente a Rinaldo Melucci l'ho incontrato una volta sola in via Dario Lupo, e proprio come, voglio dire, non è stato presente. Allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare su questa linea? Io spero che la cittadinanza capisca che non è più il momento di scherzare, che non è più il momento di mandare le stesse figure ai posti a governarci, e che appunto Luigi Abbate sia il futuro sindaco e io, Gabriella Arcuri, e i miei altri due compagni di viaggio, Cosimo Gallo e Mimmo D'Andrea, possiamo, col vostro consenso, arrivare a diventare, a far parte del Consiglio Comunale. Va bene, grazie. Allora io direi di procedere così: i due candidati al Consiglio Comunale e poi le conclusioni del nostro coordinatore Vanni Ninni. Cosimo Gallo. Sì, buongiorno, sono Cosimo Gallo, sono un dipendente statale. Cosa dire, insomma? Ha già detto tutta la nostra segretaria cittadina su quello che concerne un po' il programma sommario. Io a livello personale posso dire soltanto che sono un po' più concreto, sono un po' più persona di strada, detto così, e può sembrare brutto, però... io intendo dire, nel senso che cerco di toccare a livello pratico le problematiche, sindaco di strada, nel senso più nobile del termine, contatto con la città si fa per strada. Ecco perché siamo accanto a te, proprio perché abbiamo capito le tue intenzioni, il tuo programma, e per questo siamo qui oggi che a metterci la faccia davanti alla gente, davanti alla città, proprio perché abbiamo sposato e siamo molto affini al tuo programma, al tuo modo di fare politica, proprio andando parlando e andando a toccare la pancia della gente. Io da mio canto posso... Ah sì, io no, purtroppo sono... non sono molto esperto in tal senso, quindi per me... Anzi, sono anche... Sono anche emozionato, insomma, per l'occasione. Dal mio canto io posso dire che votiamo, insomma, Luigi Abbate, perché uscendo lui sindaco possiamo andare avanti tutti insieme. Solo questo, insomma. Giovanni D'Andrea, nostro candidato al Consiglio Comunale, indipendente appunto nelle liste di Taranto senza Ilva. Ciao, sì, Giovanni D'Andrea, sì, mi presento come una persona normale come tutti quanti voi, eseguo dei lavori di edilizia, ho una ditta mia tutta personale, e con 3 ragazzi che mi gestisco tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera, insomma. Ripeto, ho visto Taranto, una città veramente in una situazione disastrosa, e ho visto anche Luigi,
mi sono presentato diverse volte e ho visto che è una persona veramente che, come ho sentito in diversi discorsi, ha consumato veramente le suole delle scarpe camminando per questa città. E non vi nascondo che ho preso subito a cuore questa cosa e ho deciso di seguirlo fino all'ultimo giorno della mia città. Sarò contento di far parte con lui e che cosa vi devo dire? Hanno già detto tutto quanto loro. Io sono stato anche un ex dipendente ILVA presso delle ditte appaltatrici. E non vi nascondo che ho avuto occasione di rientrarci, ma onestamente ho chiuso le porte per quella situazione, perché ho perso anch'io dei cari, tantissimi in famiglia, e ancora oggi vedo tantissima gente che piange tra i social con quel famoso riposo in pace. Poi il giorno dopo, come se non fosse successo nulla, si ritorna di nuovo come una vita normale, e anche perché si dimentica questa situazione. Io ripeto, cercherò sempre assolutamente di mandare avanti una situazione che ormai, ripeto, al giorno d'oggi è sembrata sempre una cosa normale. E niente, cercherò di essere breve. Non voglio assolutamente fare una campagna elettorale e mettermi a confronto con tanti altri candidati, perché si parla solo di una politica un po', come si dice, corrotta, una politica che magari si va solo per il proprio benessere. Invece io con Luigi sono stato chiaro, sarò sempre al suo fianco solo perché ho bisogno di vedere tanta gente sorridere, ho bisogno di vedere quelle persone che quando camminiamo per strada dicono grazie Luigi. E tutto questo lo farò solo esclusivamente per la città di Taranto, e se riesco a portare avanti Luigi ne sarò fiero anch'io. Allora io do la parola a Vanni Ninni per le conclusioni. Grazie Luigi, benvenuti a tutti, benvenuti in Taranto senza Ilva con Luigi Abate sindaco. Conosco Gabriele Arcuri da tantissimi anni, le ho sempre riconosciuto il suo impegno per i diritti negati in questa città. Hai detto bene, la formazione dei giovani, giovani che noi in questa città formiamo e poi li vediamo andare via, partire, vanno in altre città, perché qui non solo non c'è salute, non c'è neanche opportunità di lavoro e di rimanere qui. La nostra amica con cui abbiamo parlato, è la terza laurea in arte. Che c'entra Taranto con l'arte? Taranto è capitale, non c'è bisogno che nessuno la nomini, è per millenni, per la sua storia, capitale di arte e cultura. Pensate, cari amici, una delle sculture più viste al mondo, più conosciute al mondo, più apprezzate, è il Cristo Velate del San Martino. Questo artista che a 33 anni viene chiamato per realizzare questa statua ed è visionata e conosciuta in tutto il mondo. Tanta gente va a Napoli solo per vedere il Cristo Velato. A Taranto, nel cappellone di San Cataldo, noi abbiamo 8 statue del San Martino, 8 statue velate, famosissime per la loro importanza, ma poco conosciute dai tarantini stessi. Ecco perché i giovani che studiano devono rimanere qui, per illustrare la nostra grandezza al mondo. Noi non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Questa città deve tornare ai tarantini, come noi abbiamo sempre detto. Dici bene, Gabriella, vediamo sempre le stesse facce. Quello che ci siamo detti con Luigi è che questa città deve tornare ad aver voce, a parlare. Per noi il giorno delle elezioni non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Taranto deve avere voci e noi dobbiamo essere in grado, che ci stiamo mettendo in gioco e ci stiamo mettendo la faccia, stiamo scendendo in campo, ad ascoltare tutti. Ed è questa la rivoluzione epocale che faremo. Porteremo la vera partecipazione attiva della cittadinanza, la porteremo all'attenzione di chi farà funzionare la macchina burocratica, a Luigi con la sua squadra di altissima professionalità che ha già nominato di assessori competenti e con conoscenza, e il passaggio fondamentale è uno soltanto: questa città per riprendersi il suo futuro il 12 giugno, senza se e senza ma. Questa cosa ci accomuna tutti, è la chiusura dell'ILVA, del mostro, perché senza questa chiusura non si può fare nessuno degli strepitosi progetti che abbiamo già pronti e che porteremo ancora avanti con la collaborazione, con l'ascolto di tutta la città, e questo è il nostro impegno. Grazie a tutti.
Bene. Che dire, grazie. Ora noi scappiamo all'Hotel Salina, non perché vogliamo fare gli assalti, ma perché è presente il sottosegretario alla salute, e l'onorevole Lupi. E io chiederò allora all'onorevole Lupi se Taranto, se il governo italiano ha deciso di condannare a morte Taranto. Sì, perché quando si parla di un aumento di produzione a 8 milioni di tonnellate con appunto delle strutture, con delle tecniche di produzione assolutamente preistoriche, beh, io da cittadino, ieri da giornalista, oggi da candidato sindaco e domani mi auguro da sindaco, io voglio difendere il diritto alla vita dei tarantini. Grazie, grazie di cuore per tutti. Viva Orizzonte Italiano, viva Taranto senza Ilva!